All'Università d'Annunzio di Chieti Pescara si è svolto l'incontro con i responsabili degli uffici internazionali delle istituzioni, partner del progetto AeroConnect, che mira a potenziare e migliorare la dimensione internazionale degli Atenei coinvolti. Finanziato dall'Unione Europea con 360.000 euro, il progetto è stato presentato presso l'aula multimediale del Rettorato del Campus di Chieti. Tra i presenti, Glauco Conte, responsabile del settore Erasmus e internazionalizzazione dell'Ateneo, Annalisa Michetti, responsabile del settore Career Service and Placement di Ateneo, e il professor Marcello Costantini, coordinatore del progetto AeroConnect. Questo è un progetto molto importante che abbiamo vinto recentemente. Oggi facciamo quello che si chiama il kick-off meeting, quindi l'incontro iniziale dove definiamo il piano di lavoro per i prossimi 3 anni. È un progetto che mira a potenziare le relazioni internazionali tra i partner coinvolti. Abbiamo partner dalla Spagna, dalla Romania, dalla Svezia, dall'Ucraina, dalla Moldavia e abbiamo invitato anche partner dall'Uzbekistan per estendere ulteriormente la rete internazionale del nostro Ateneo. L'internazionalizzazione è un punto critico, fondamentale delle università moderne. Quindi con questo progetto noi vogliamo rafforzare gli uffici delle relazioni internazionali sia dal punto di vista delle infrastrutture tecnologiche, quindi comunicazione con i partner senza documenti da firmare, ma tutto fatto in modalità telematica, e anche appunto facilitare lo scambio di studenti, di docenti e di ricercatori. Quindi quante università sono coinvolte in questo progetto, oltre ovviamente alla D'Annunzio? Nel progetto sono coinvolte 10 università, poi abbiamo anche come partner l'Erasmus Student Network e abbiamo un partner tecnologico Nomos.